Grazie Daniele Pirola per questa importante testimonianza. Adesso apriamo lo spazio agli interventi dal pubblico. Già segnato Sara Costello del Giardino degli Aromi, che si è portata avanti. Chiunque volesse intervenire è invitato a alzare la mano, ti segniamo. Grazie. Niente, noi abbiamo portato avanti all'interno dei pini una mappatura di quella che è la fauna e visto che, come si vede da quella cartina, dagli scalifarini, poi c'è la goccia, poi c'è il pini, poi c'è il parco della Balossa e quello che ci hanno detto altri naturali visti che oltre a Valentina si mobilitano su aree che rischiano di essere edificate. Sono stati trovati più di 50 uccelli nel corso di un monitoraggio di circa un anno. Le aree sono molto vicine, per cui molto probabilmente all'interno della goccia ci sono perlomeno le stesse specie che sono all'interno dei pini. Quindi una cosa che ci sentiamo di dire è che se all'interno c'è stato fatto un monitoraggio ai pini e nel bosco di via della Bovisasca, il fatto che siamo stati trovati 50 specie di uccelli diversi lì all'interno ci dà una buona probabilità che le stesse specie siano nell'area vicina della goccia. Le altre due cose che ci tenevo a condividere sono il fatto che nel corso di un approfondimento che abbiamo fatto su tutte le tematiche della bonifica, una delle cose che è emersa più forte è stato il fatto che a livello europeo continuano a dire che la bonifica dolce, cioè la bonifica con tecniche più sostenibili che vedano per esempio i batteri che possono degradare quelle che sono le sostanze organiche inquinanti, quindi tutti gli idrocarburi che sono presenti per esempio all'interno della goccia, questa bonifica può essere fatta attraverso microrganismi che immessi nel terreno nel corso degli anni e quindi aiutano la degradazione di queste sostanze. Questa cosa è una delle attività che più concretamente potrebbe essere fatta immediatamente, fatta con un costo molto basso e preservando quelle che sono l'enorme patrimonio arboreo che è presente all'interno della goccia. L'ultima cosa, chi conosce via della Bovisasca l'ha vista e ha visto che non ha una forma dritta, è leggermente curva. Via della Bovisasca ha questa forma perché sotto via della Bovisasca scorre una roggia. Questa roggia entra in fogna, esattamente come entra in fogna il Seveso e una serie di altri corsi d'acqua che recentemente hanno visto dei piccoli problemi nella viabilità milanese. Sicuramente aree verdi importanti all'interno di zona 9 fanno un servizio importantissimo dal punto di vista ecosistemico, perché la differenza tra un prato, un bosco, un parco è che queste aree hanno la capacità di trattenere acqua, cosa che non succede assolutamente per l'asfalto e per il cemento. Si dice che quei suoli sono impermeabilizzati. Forse questa parola ha un significato fortissimo e in una situazione milanese come quella che abbiamo conosciuto di recente ci dovremmo fare delle domande.